Ah, devi sopravvivere per poter raccontare la Guarda Madonna. questo. Fa. A tua madre. Ah, mentre ci siamo, leggiamoci bene allora sto documento che c'era sul letto, va? Visto che prima l'ho notato. Informazioni sul liquido per le batterie. Il fluido utilizzato nelle batterie è una soluzione diluita composta dal cazzo che me ne frega. Entrambi devono avere un alto livello di purezza. Quando è completamente carico, il liquido deve avere una densità pari a 1280 più 0,10 a 20 gradi. Purezza, assicurarci che la soluzione si abbia un livello di purezza sufficiente. Boh, non me lo ricordo già più. E però, quantomeno, insomma. Allora, sono nella stanza del boss. Aspetta. Andando di qua. Praticamente c'è un bottone. Premiamo questo bottone. Sì, esatto. C'è un pulsante. Premi pulsante. A dir poco, pazzesco. Sali la scala. Corridoio. L'interruttore è stato messo fuori uso. Allora, quella che c'è lì per terra penso sia la scheda madre. Scheda Esatto. madre. Prendila. Perfetto. Io l'ho presa. Qua praticamente sì, devo solo andare. Devo solo tornare giù a mettere la scheda madre praticamente. Ovviamente devi tornare all'ascensore. No, tu sei già giù. Io sono già giù. Tu andrai a aspettare. Lo Ah, no, so. no, no, tu sei su. Devi giù, ascensore che ti ha portato dal boss. E lì c'è da mettere la scheda madre in quel Non posto era lì. dopo il boss. Ah, ma forse non c'è una porta dopo il boss. Esatto, hai No, 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 ragione. non c'è. Ti sei su quell'ascensore? Sì che c'è. C'è una porta qua. Sì, ma quella porta lì ti porta in un ponte che non possiamo ancora andare. Hai ragione. Hai ragione perché esatto, qua c'è l'acqua. Sì. Proprio qui. Quindi ritorna indietro, cioè dall'ascensore che ti porta su da quella stanza c'è un terminale, la metti lì. Allora. Ho capito. Ah, già, qua. Utilizza. Sistema Perfetto. di trasporto riceve la corrente. E cosa mi trasporta? Ci può entrare lei. Ah, sì. Un piccolo container, Rebecca potrebbe riuscire. E fai così. Spediamola a fanculo. Ciao, è stato un piacere. Dove cazzo sono finita? Finita a fanculo. Allora, no, si è finita là. Allora, io adesso mi fermo perché sono sto andando troppo avanti. Allora, tu adesso ti troverai in una stanza C'è una dove leva c'è per una leva sbloccare la di diga. Aspetta, sbloccala, sbloccala, sbloccala io prima tranquilla. voglio vedermi la strada, la stanza. Vediti Qua ci la sono delle stanza. granatez. Sì, esatto. Va bene. Vai, sblocca sta diga. Molto bene. E poi devo tornare indietro o vado giù? Ah, Allora, no, giù non può andare. le scale sono danneggiate, quindi devo tornare indietro. No. E no, devi andare alla porta che c'è lì dietro. Ah, c'è una portaz. Sì. Occhio che lì c'è la La scolopendra. Esatto. scolopendra. Vediamo se riesco a morire. E Sei su invece, 4-5 colpi beh sì, alla secchi. a posto, no problem. Qua cosa Ok. c'è? Ah, attenzione, qua abbiamo le larve di scolopendre. Dentro le capsule, qua.
Non le hai manco guardate, perché a fare speedrun non guardi un cazzo. No, non l'ho viste, l'ho viste. No, non l'ho viste, non ti ho fatto, non t'ho fatto spoiler. Ho visto tu, io sono già avanti. Allora, io mi ficco il coso blu dentro il coso. Bravissimo. E poi c'è un'acqua da prendere, un'acqua pura lì vicino. Acqua azzurra, acqua chiara. Quindi l'acqua industriale la dovrò mischiare sempre nel coso per fare l'acido distillato pazzesco, no? Esatto. Sicuro? Non mi sembri cioè, convinto. Penso di sì, penso di sì, però tu tieniti la tingola. Eh sì, liquido per batterie, sì. L'ho già mischiata, vai sereno. Qua? Perfetto. La porta è adesso aperta. What? Allora, tu... Non ho messo pausa. Allora, se tu scendi giù, tu quella porta l'hai aperta, però in realtà c'è un... in quella stanza lì c'è una scala che scende giù. Prendila. No, ho capito, però quella porta lì dove porta? Quella porta lì serve per ricongiungerti al tipo ed è un po' distante. Ma io non posso mandarci il tipo. Ah, bravo. Scusami, È vero, di fa. Sarò coglione. Io niente, io ho fatto doppio lavoro, di fa, che coglione. Bravo. Io sono andato a prenderlo, io cosa ho fatto? Io ho mandato lei a prenderlo e siamo tornati. Sei assolutamente il migliore. No, allora io torno col tu sei fermo lì. Con il tipo devo andare alla diga, praticamente? No, devi tornare indietro. Io come cazzo te lo spiego. Hai presente dove avevamo fatto quell'enigma con l'acqua, con l'altra settimana, con... No. L'acqua con le scatole che devi portarle a galla. Quella shortcut in cui da quelle parti lì... Ma come cazzo ci arrivo lì? No, ci arrivi. Io l'ho fatta, tornando indietro con lei, mi sono ricordato la strada. Però con lui... Cosa devi fare, se non mi ricordo male? Devi prendere... Dopo l'ascensore, praticamente. Capito? Esatto, l'ascensore scende... Però non l'ascensore di livello, quello grande, quello piccolo. Che ti porta poi dove c'era, ti ricordi, la roba da mettere con la batteria. Tu devi continuare ad andare fino in fondo, devi andare tutto fin lì. Mi ricordo. Tu con lei sei rimasto in sta stanza, hai fatto bene. Esatto, con lui sto andando in modo all'ascensore piccolo. Allora, sto uscendo dalla porta con la manovetta, qua, col coso. Sì. E devi andare. Sei equipaggiato di punizioni con lui? Pistola. Boh, perfetto. Perché tornando, cioè andando lì, io l'ho fatto con lei, tu lo farei con lui. Comunque. Però comunque non devo andare dall'ascensore, mi stai dicendo cazzate. Devo solo uscire dalla porta con la manovetta e andare a sinistra. Esatto, ma non l'ascensore è quello grosso, si dicevo, quello piccolo. Ma neanche quello piccolo. Non servì. Aspetta, dove cazzo sono finito? Attenzione. Non problema, mi mangiano. Sì, che non mi hai detto un cazzo di porco? No, ti sono detto, fai occhio che portati le munizioni perché sono dei... No, te non hai capito, io qua sono finito di fa dal... no Beppe, così però non va bene. Cazzo. Io mi sono ricordato la strada perché facendola con lei a ritroso mi sono ricongiunto con lui. Perché farlo come fai tu è effettivamente la soluzione più veloce. Tu devi sapere la strada. Sì, ho capito, però mi hanno mangiato, bastarda la madonna. Sì. Io ora sono dalla batteria. Ok, dalla batteria continua. Ma aspetta, che batteria, scusa, la batteria dove c'è il... Dal muletto, non mi hai detto andare dal muletto. Ok, sì, prosegui, vai giù di lì. C'è una porta, prosegui, vai giù. E conta che lì ci sarà anche qualche stonto, forse, se non mi ricordo male. Allora morirò. This way. Okay. Allora. Vediamo che cazzo c'è di sotto. Gli fa. Ti sei ricongiunto? Mi sono ricongiunto, ma ora lui è morto, porca madonna. Devi stare tranquillo. No. Allora, sotto. Te lo dico già prima. Sotto, vedi che sopra uno scaffale c'è la batteria. La vedo. Ok, dal momento che tu sei lì con lei, tu non so se hai visto in quella stanza delle scolopende sott'olio. Ok, quando la prenderai, partirà un video che c'è una scolopenda che si libera. Io l'ho schivata, sono tornato indietro subito e lei non ti segue. Poi fai tu se vuoi ammazzarla, ma mi pare che lì non c'è, oltre la batteria non c'è un cazzo. Ma se c'è una porta, Beppe? C'è una porta lì sotto. Io non l'ho voluta, Beppe, io sono scappato subito. Cioè, mi fai gli spoiler, me li fai pure male, ma vabbè. È chiusa a chiave dall'altro lato, vabbè. Ok. Boh, quindi penso che non ci possiamo andare. Senti, stai fermo, non mi dire più un cazzo, stai solo facendo danni. Allora, c'è qualcosa in cima. Aiuta Rebecca. Prendi. Sì.
Io sono scappato, l'ho ammazzato. Ho sbattuto il cazzo. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Cioè, buono. Ora io così me ne posso tornare indietro, ficcare. Anzi, metto già il liquido nella batteria Esatto, praticamente. adesso siamo nello stesso punto, quindi possiamo tornare indietro a mettere. Io il liquido l'ho già messo. Esatto. Me ne Quindi torno adesso abbiamo una indietro. batteria ad alto potenziale, torniamo Aspetta, indietro. però indietro, beh, tanto indietro, vabbè. Tanto indietro, sì, perché ti fa fare tutta sta strada solo per farti salire sto cazzo di coso. Comunque ricordati che non abbiamo più incontrato Baborra, eh? Baborra Baborra il il territoriale, territoriale, perché esatto, ci ha esatto. tirato di sotto, ma non abbiamo più visto che fine ha fatto. Te lo ricordi, no? Sì, Baborra il territoriale. L'amico di Eric, eccolo qua, Baborra. Ah, di che fa, guarda sto gioco. Comunque, chilometri e chilometri di strade fatte così. E poi con questa scheda possiamo andare dal ponte che adesso possiamo attraversare. Sì, adesso stai calmo, però fai fare una roba per volta che già dovrò sprecare una cura. E Allora. io comunque così non mi sono portato nessuna arma dietro, quindi spero che mettendo sta batteria non succede niente, perché sennò. Non c'è bisogno di usarla per il momento, capito? E se la metti. Nel culo me la metto. Non me la fa usare. Il carrello in realtà sembra pronto per essere utilizzato. C'è spazio per una batteria, ma non me la fa Vai. mettere. Guarda, va, gioco di merda. Dai, va là. Dai, va là. Come dicevi, il nostro amico. I'll go alone. Roger. Ok. Prendi scheda. Bello. Dell'inceneritore. Sì. Niente, dobbiamo andare da quel ponte perché l'unica cosa che dobbiamo fare. Esatto. Però almeno tornando indietro, quei due Ma io stronzi mi me sono li liberato posso. la strada. Non ci dovrebbe esserci più niente perché No, c'erano. io c'ho quei due stronzi che me li hai detti a cazzo di cane all'ultimo. E quindi io adesso, però, almeno siamo in due. E quindi almeno quello. Io, Eric. Userò l'ultimo salvataggio in questo momento. Non lo so che fare. Sbagliato strada, raga. Sbagliato strada. Non so se usare l'ultimo salvataggio adesso. No, io no, anche perché l'ho fatta a cazzo di cane. Se muoio ricarico non mi faccio mangiare. Com'è che si va via di qua? Ok, scale. Io uso l'ultimo salvataggio, me la rischio. E che cazzo E poi vuoi? Da se. dove arrivano? Da dove? Ma no, ma Ok. tu. Ma dove spunti tu? Ah, su, Fabio. Ah, di fa. C'è ancora un picciu vivo, di fa. Sai come cazzo mi hai messo? Basta, raga. Molto bene. Ma il flipper si. No, ok. C'era niente del flipper. Andiamo di qua. Torniamo di là. Bestemmiamo la madonna. Io già poi a tener traccia di tutti sti cazzo di posti. Sì. Dov'è Allora, aspetta, dov'è che avevo visto? È una valvola? No, ma raga, non mi interessa. Cosa devo fare per andare? Devo salire sulla. Ma sta succedendo? Vedi, già mi sono perso, capito? Oh, di qua. Ok. Cioè, ricordarti allora, aspetta, il ponte era di lì, no, aspetta, perché avevo sceso le scale, preso l'ascensore, bestemmiato Cristo, fatto quello. sì, lo so. Io qua devo scendere la scala. Sì, esatto. Scendi sta scala. Ok. Sì. Gino, fai qualcosa? No, vabbè, ma la rana mi sta ingroppando, Beppe. Immaginavo che c'era gamma punta. No, a te non hai capito che la rana mi ha ingroppato. Ah, boh. Capivo. E se la domanda è, il salvataggio dov'è? Ah, quindi se la rana. Cioè, adesso io ho incontrato la rana nel ponte, lo sapevo perché me l'avevi detto.
Però provate a evitarla. Comunque, se ti prende e poi ti ingroppa, cioè muore al primo colpo, cioè proprio. Io pensavo che potevo avere margine no. di qualcosa. Non c'è no. un margine. La, e l'altro manco gli spara mica. No, no, niente. L'altro non fa un cazzo. Perfetto. No, io ho salvato prima. Cioè, ho salvato praticamente prima di sta roba qua. Quindi. Invecchiato Marucci. Invecchiato Marucci. Niente da fare. Ma non è vero. Ma come cazzo è possibile? Cioè mi è saltata la scolopendra in faccia, ma ha shottato. Oh. Praticamente il piano è questo. Intanto off screen è successa la Madonna. Ho fatto di tutto. Mi sono spostato gli oggetti. Ho fatto le scolopendre, ho fatto i due stronzi, mi sono ricongiunto, ho preso la testa della minchia, ho fatto tutto quanto. Fino a qui ci siamo. Esatto, fino a qui ci siamo. Mo sono al ponte di Gamabunta. Io ora devo far fuori Gamabunta. Mettere la testa, tornare indietro, prendere la Magnum e andare avanti e vedere che succede. Esatto. Allora, siamo fermi. Io direi che facciamo prendere lui. Vai avanti. Ma vediamo sta spunta. Gina, però devi scendere. Molto bene. Ok, io switcho e sparo. Sparo, sparo, sparo. Sparagli. E boh, è andato via. Cioè, allora, salito su, ci ha tirato una sberla e è andato via. Capito? No, perché gli hai fatto male. Invece io, è salito su, lancio la granata in testa ed è morto per la lingua di fuori. Guarda che raga. Il problema sai qual è? Che ora per tornare indietro a prendere la Magnum, questo può sbucare di nuovo. No, io qua sono in una stanza che c'è Gesù Cristo che gira. Io suppongo che la porta alla mia sinistra... No! Ma perché non me l'hai detto? Non te l'ho detto, ho detto che lì c'era una shortcut con due... No, non la shortcut, c'è pieno di stronzi, non è shortcut. Ah, Cristo. Allora, aspetta, vabbè, fa lo stesso. Non mi hai fatto spoiler, va bene così. Quello mi è scordato. Va bene così, va bene così. Giustamente. Ok. Ok, poi con lui c'ho delle munizioni del fucile. Perfetto. Sì, ero convinto che c'era subito quella porta. No, il cazzo c'era. Ah, qua però mi sa che va ficcata la tessera. No, io volevo sbloccare prima la shortcut. Ah, quella shortcut lì, se tu entri. Ci sono le scolopendre, immagino. Esatto, che è quella stanza dove c'erano le scolopendre sott'olio. Allora, io la apro e non ci entro, però. Facciamo così. E tu dici che conviene ammazzarsene già ste scolopendre. Io aspettandoti le ho ammazzate. Però magari non serve un cazzo perché sono munizioni, non lo so. Perché quello che mi viene in mente è sta shortcut l'avranno messa per un motivo. Esatto. O l'avranno messa per magari arrivare subito in una stanza dove magari avevi messo degli oggetti, magari un aiuto per quello. O magari ci dobbiamo passare. Boh. Io l'ho aperto, l'ho sbloccato, mi sono prendendo e l'ho ammazzato. Ok. Qui c'è un lettore di schede magnetiche. Ficca sta scheda della minchiaz. Ok, boh, io. Beep. Mi rimetto a posto. Serratura è stata sbloccata. Non hai più bisogno di questa scheda. Gettarla, butta. Direi di sì. Allora, io praticamente ora. La situazione è questa. Scambia. Piglia il fucile. Scambia. Dai la cura. Scambia. Prendi queste. E lei è a posto. E con lui devo ancora andarmi a pigliare la Magnum. E i colpi. E i colpi. Però aspettami qua. Che la rana è scappata. Occhio adesso che torni indietro. Esatto, esatto. Perché secondo me. Però io mi equipaggio il lanciagranate. Voglio vedere. Voglio vedere. Lei l'ho lasciata aspettare lì davanti al coso lettore della scheda. No. Per ora niente. Puttana! M'ha preso. No. Sei morta? Ah. Allora, grande.
Ok, niente, quello che è successo è che ho sprecato un colpo di lanciagranate, sì, ma non succede come niente. Come ho fatto io prima? No, ma è perché uno è andato a vuoto. Nel panico uno è andato a vuoto. Ma non succede niente. Allora, piglia la Magnum. Piglia i colpiz. Let's regroup. Allora, ci siamo. Okay. Tendenzialmente. Userò lui. Non per qualcosa, ma più che tutto perché alla fine le armi fighe le ho lasciate in mano a lui per lasciare la pistola col mirino a lei. Visto che lei mira meglio. Avevamo stabilito questa cosa qua. Quando ci sei, io sono dalla porta della tessera. Possiamo inserire, aprire e andare. Ci siamo. Andiamo. Vediamo un po' che cazzo c'è. Pazzesco, non c'è una minchia. Corridoio. Miglio verde. Qua munizioni della Magnum, bestiale. Qui ce n'è un botto. Tac. Andiamo di lì. Ok. Welcome, young one. So glad you have joined the party. Allora, lì mio fratello. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago. Ma con che voce me lo dici? Time to die, Doctor. I will take over your research. Wesker. Birkin. However, something wondrous happened. Adesso qua è quello che mi chiamo, ci metto un po'. Oh, che schifo che fa. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella. And the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Caldo come un boiler. Che schifo gli fa. Esatto. Vabbè. Nel senso... Ah, raga, è un mic. Interessante. Allora, fermi tutti. Siamo calmi. Aia. Però qua iniziamo, con i frame di invincibilità, raga. Hai già rotto il cazzo. A parte che... Mi devi spiegare perché stupida deficiente non hai... Perché sei... No, raga, c'è un problema. Sono già successe cose. Perché lui sta facendo ammazzare come un... Esatto. Cioè, lei si è fatta ammazzare come una cretina, lui mi ha sprecato i colpi della mano. Va bene. Va bene. Bisogna rifare tutto, perché... Siamo calmi. A questo punto, me lo faccio da solo con la botta, ti lascio fuori. Non posso pensare a entrare, cioè, non posso pensare a entrare. Lei sta continuando a farsi prendere. Insomma, è morto dentro, cioè, è morto dentro. Ora si è fatto prendere lui. Le cure sono finite, ragazzi. Mi stai rompendo il cazzo.
Attenzione, è partito un video. Ah, boh, tu l'ho battuto. Vabbè. Beppe, sarai felice di sapere che praticamente mi sono bastati i colpi della Manium. Sei sicuro? A me mi ha ammazzato, perché mi ha ammazzato lui, e io pure ce l'avevo, ma... Prendi la chiavetta, raga, prendi la chiavetta USB. Adesso c'ho lei su attenzione, però io non c'ho mica voglia di andare indietro a prendermi le cure, andata così. Questa chiavetta dove me la inzicco? Nel culo? Poi devo di fare della boss fight. Ah, attenzione, munizioni della Maniums. Se mi dà altre munizioni, però... Così. Gina, ti devi levare. Saranno da inzicare qua ste chiavette praticamente. Va bene. Allora. La forma è piuttosto diversa. Dobbiamo scambiarci? Cambiamoci. Sto andando a rifiutarlo. Sono morto perché non ho ammazzato una. Una. E due, raga. Quindi? Voilà. E ne hai avanzati comunque colpi Magnum, cioè. Io ho avanzato tutto. Ah, ok. Come al solito. Chiavi in mano. Sì, niente, sono arrivato in una stanza di salvataggio. Quindi direi che tiro un salvataggio. Ci sono i nastri? Sono i nastri. No, quindi... Ok. Perché come minimo, Beppe, ci sarà una corsa al tempo, come alla fine di ogni Resident Evil. Potrebbe, sì, sì. Potrebbe. Il discorso è proprio quello. Salvataggio completato. Dai, va, Billitz. Abbandonaz. Non me la faccio. Si può fare in singolo, secondo te, la boss fight? Ma secondo me è un'idiozia, anche perché la verità è che la maggior parte delle volte che gli spari... Ah, ma tu pensa, qua trovi ancora la Madonna. Che senso? Nel senso che se ti vuoi curare, vuoi fare il cazzo che vuoi, qua c'è tutto. E noi abbiamo, come al solito, ci siamo centellinati i cazzi. Solita questione, proprio la solita questione. Niente da fare. Guarda, non sto manco a usare l'erba, uso la cura figa. Ah, però è attenzione giallo. Fai così. Scambiaz. Alla Luiz. Pipu. Che cazzo è? Eccoli qua. Salvataggio. Ho fatto bene usarli tutti i salvataggi. Oh mio Dio, di cura. Cioè, prima mi dicevi che c'hanno delle cure, ma mica addirittura dei botticini. Io, guarda, non ho più parole. Non ho più parole perché non sono più trovato. Granate, cure. Ora pensa tutte le volte che non voleva sprecare le granate. Le volte che abbiamo provato ad evitare i Mic. Siamo due coglioni. Due coglioni. Ma poi lo sapevamo, eh. Sapevamo perfettamente che tanto arrivavamo alla fine. Che perché ce ne dava di robe. Ci avanzava. Così, sempre così. Sempre così. Siamo due picciu. C'è niente da dire. Il gioco ti sta dicendo: guarda, ti abbiamo fatto bestemmia fino a qua. Adesso vai, fatela tranquilla alla fine. Del tipo ti abbiamo fatto soffrire prima. Perché se ti ricordi quando eravamo nella villa? E zero cure. Zero cure. Ok, allora. Io direi che... Ci sei? Sì, sono pronto, andiamo. Vai. C'è una leva, vai. Tira sta minchia di leva, non ne posso più. La regina, raga. Vabbè. E figurati, strano. Succede mai. Gesù Cristo. Esatto.
Mi aspettavo Baborra, però, devo essere onesto. Ma mi sa che Baborra... Poi? Ostia! Via, in alto! Via! Cosa sta succedendo, ragazzi? Allora, lei su attentions. Minchia, che male. Battuto. E ho ancora avanzato dei colpi. Sì, è vero, effettivamente. Siamo proprio due coglioni. Poi io ho battuto il video. Pazzesco. Follow me. Che cazzo aspetti? Che cazzo fai? You work on the windows. Got it. I'll use my charm to distract your majesty. Bestiale. What? Manuale di funzionamento del cancello. Per aprire il riporto, sbloccare la sicura. Nella stanza ci sono... Lato sud-ovest, lato nord-ovest. Oh, madonna. Che cazzo, qua è nord sud-ovest, questi controlli. Allora, camera. Siamo calmi, esatto. Sud-ovest, nord-ovest, stai buono. Sud-ovest, nord-ovest, sud-est, ovest. Sud-ovest, nord-ovest, sud-est, ovest. Esatto. Vabbè, però Gino, aprilo. Apri sto cazzo di inventario. Madonna, sto gioco, ragazzi. Siamo calmi. Allora, suppongo di aver aperto sud-ovest. Ora devo aprire nord-ovest. Riprova più tardi a fare cosa? No, ma lo fa lei, eh? No, ma lei non... Tu stai così... Io vedo che lei la sta girando, ma io sto facendo un cazzo. No, ma lei se la sta ciucciando la regina. Lei non sta facendo una minchia. Riprova più tardi. Ah, cioè io lei non posso proprio diventare lei. No, devi usare lui e devi distrarre. Lei ora su attenzione, però anche lui... Guarda me le cure. Ah, non puoi neanche usare la cura su di lei. Tu credi che sono le cure? Aia, cazzo, maledetto. Dai. Vabbè, però io mi chiedo, scusami, porta pazienza. Che cosa cazzo me l'hai fatto leggere a fare il manuale? Se poi tanto faceva tutto lei? Me lo sai spiegare? Esatto. Cioè, tanto... raga. Aia Cristo. Guarda che lei si è buggata. Si è buggata. Guarda che fa. Allora, ho solo più 8 colpi di Magnum. Uno sprecato. Dai, Gina, ti devi muovere. Dai, una riuscita. Sai cosa mi fa ridere, comunque? Che nonostante... Cioè, comunque molti colpi li ho sprecati in queste due boss fight. Sempre per il discorso dei frame di invincibilità. E nonostante ciò, me ne erano ancora avanzati. Ho finito i colpi.
però adesso. Già, appena finito di dire. A me mi ha ammazzato lei perché io non riesco a curarla. Quindi da dove spunti? Ha preso la stessa taglia. Però. Prendendo il video. Io purtroppo, se lei non si dà una mossa, tra un po' muore. Perché io ho finito le munizioni, non le posso sparare. Devi. Aia. Ok, forse ce l'abbiamo fatta, vediamo. Ok. Attenzione, qua è una pistola della Madonna. Poi. Hey, Queenie! Feast on this! Però a questo punto che tanto sono morto, io ho visto stabili, tanto lì quello che è. A parte la cosa lei, ma è lui che è. Quando taglio il video me lo faccio subito. Sei buono, Beppe, porco. Si è messo a parlare sul video finale, ti fa. Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. Ecco. I guess it's time to say goodbye. Officially. Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Cazzo ridi. Esatto. Io ho finito. Ok, io sto facendo per la seconda volta il boss.
Deo gratias.